Via la Radio Network Milano, siamo qui in compagnia di Piero Colaprico, cronista di Nera per 20 anni alla Repubblica, inviato speciale, poi scrittore. Ciao Piero, qui alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, qui a Milano, per presentare il tuo ultimo libro, Malastroie, il giallo e il nero della vita metropolitana, pubblicato da Il Saggiatore. Pezzi di cronaca che diventano storie, giusto? Un'idea non tua, ma No. dell'editore. Vediamo un Vediamo di po'. approfondire. No, la storia è strana perché l'editore, diciamo, ha trovato divertente o interessante un paio di articoli. Dopodiché hanno detto: ma proviamo a vederne altri. E si sono presi obiettivamente, credo, 3.000 articoli, che non sono Da cui pochi. scaturisce una selezione. Esatto, ne hanno selezionati 125 secondo un loro criterio. Solo che anch'io poi leggendo il libro e ritrovandomi in questo libro, a parte che ci sono articoli che avevo completamente Rimosso. dimenticato, sì, perché poi il tempo passa e eccetera. E però è curioso perché viene fuori un po' l'anima nera, no, Nera. l'anima bianca, l'anima nera, cioè tutte le persone forse hanno anche un po' di nero nella loro anima, anche i più candidi. Ecco, viene fuori l'anima nera del nord Italia, di Infatti, Milano e del nord. tu proprio per la tua carriera, per i 25 anni diciamo, di lavoro che hai attraversato, hai visto praticamente gli anni 80, hai visto Tangentopoli, di cui poi sei anche il fautore del termine, diciamo, no? I delitti famosi, i processi importanti, boss, poliziotti vari, eccetera. Che differenza c'è tra la Milano di ieri, per intenderci quella di Turatello, Vallanzasca, Paminonda, e invece la Milano di oggi? E guarda, detto in estrema sintesi, la differenza più grossa è che Vallanzasca e Paminonda, Turatello, ci tenevano a essere riconosciuti. Cioè loro erano dei banditi, possiamo usare questo termine con o senza virgolette, e ci tenevano a dirlo, a dire, si vestivano da banditi, avevano delle donne da banditi che non si vestono come te, morigerate, macchie scollate, frequentavano dei posti da banditi e avevano delle macchine da banditi, bianche piuttosto con degli strani colori nei sedili o del materiale. E quindi era come dire, noi ci siamo e comandiamo quello che Cioè, quasi possiamo firmavano poi comandare. Assolutamente le cose sì, male fatte. assolutamente sì. Cioè non c'era, e c'era anche tra poliziotti e carabinieri e banditi un reciproco riconoscimento. Diciamo che dagli anni Ottanta questa è diventata un po' una città di fantasmi, nel senso che il grande traffico di eroina ha fatto sì che il bandito non è più un rapinatore o uno che rischia in proprio, a volte è un narcotrafficante. Il narcotrafficante per fare dei grandi affari deve stare nascosto e quindi hanno Ok. cominciato a sparire gli italiani. Quindi dalla firma al fantasma. Esatto, È è questa proprio la così. Sì, fisionomia del bandito che è cambia. questo così. E poi diciamo, a questo giro qui si è aggregato nell'ultimo periodo un po' di disperazione, La paura mondiale che è dilagante, arrivata tutto qua. quello che ne Esatto, consegue, televisioni, eccetera. esatto, 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 esatto. Soffermandoci invece nel laboratorio poi dello scrittore, tu hai dichiarato in un'intervista che dal punto di vista dei colpevoli, no? I colpevoli hanno bisogno di verità. E nella cronaca c'è sì una verità, però più fredda, più fattuale. Se invece racconti una storia, è come dire più vera. Come un pezzo di cronaca diventa, diciamo così, più vera? Ma guarda, io quando riesco a trasferire quello che ho magari racimolato facendo il cronista in giro, qualche frase, qualche tic, qualche modo di dire, qualche abbigliamento, e lo valorizzo in un libro, quindi avendo più spazio, avendo più tempo, riesco a far capire davvero di cosa stiamo parlando. In questo libro particolare, che è Malastorie, è l'insieme che fa il libro. Questa è la cosa strana. Cioè, i pezzi erano dei pezzi di cronaca, nati per morire con il Certo, giornale il con giorno l'articolo dopo. fino a se stesso, E là. al quotidiano, al settimanale. Invece, cuciti tutti insieme, come hanno fatto quelli del Saggiatore, in realtà viene fuori un ritratto di città in nero che è molto interessante. Quindi, un articolo che aveva una funzione giornalistica diventa davvero un articolo con un'altra Un funzione. ritratto Un ritratto, poi della sì. città che è Milano, di quegli anni. Ok, una domanda prima di chiudere questo incontro e poi lasciarti alla presentazione.
Oggi sia il noir che la cronaca nera sono i generi popolarissimi, insomma, lo vediamo anche dalle statistiche delle vendite, no? I gialli e poi i noir che sono venditissimi. Come si spiega questo successo secondo te? Un caso o è tutto ciò che ci sta intorno, quindi sia SAI, sia la televisione, sia il rotto di Cogne, sia i particolari scabrosi? A cosa si spiega? Cioè, come si spiega questo successo? Beh, c'è una spiegazione, diciamo, mondiale, una spiegazione italiana. Ti comincio dalla spiegazione italiana. Quella italiana è che Morti, Buzzati, Testori, Sciascia, Pasolini, insomma, i grandi scrittori, in realtà la letteratura principale italiana è, a mio parere, una letteratura asfittica, nel senso che produce qualche buon libro, però non c'è il grande narratore italiano, quello che noi andiamo a cercare, come magari cercavamo Calvino, per dire. E mentre sui noiristi sì, è successo che la gente che ha bisogno di sapere un po' come stanno le cose, sempre bisogno di descrizioni del mondo in cui vive, quelle le trova solo nel giallo, non le trova nell'altra letteratura. E quindi questo ha portato al boom del noir italiano, in ritardo su altri paesi, però c'è. Rispetto al mondo, nel mondo ci sono dei grandissimi scrittori, tipo Boezzi, Marias, dovunque c'è un grande scrittore, tranne che in alcuni paesi d'Europa, forse troppo vecchi, non so. Però la letteratura cresce. Però cresce anche il bisogno della gente di andare un po' dietro le quinte, perché questi sono anni di grande finzione, di propaganda politica, propaganda in tutti i settori della vita. Il giallo tutto è meno che propaganda, lacrime, sangue, dolore, casini. Se un giallista è bravo ed un giallista sociale, è un grande scrittore. Gli americani sono un chilometro avanti a tutti noi, però noi siamo in corsa. Nei tuoi libri non c'è molta presenza di sangue, diciamo anche che non c'è molto splatter, perlomeno. A me non piace lo splatter, perché penso che sia un sottogenere. Io cerco di scavare nel sociale, cioè in me c'è la dinamica, perché un uomo si comporta così, perché un'organizzazione si comporta così, perché una squadra di investigatori si comporta in così. In pratica inglobi, e non sbaglio, credo. E inglobi l'esperienza da cronista che ha avuto in 25 anni e l'arte dello scrittore, per cui voglio dire un connubio perfetto. Quando riesce. Va bene, ringraziamo allora Piero Colafrico per essere stato con noi. Grazie. E in bocca al lupo per la presentazione e per i prossimi tuoi progetti. Viva la Radio Network Milano, arrivederci.